anche se ancora non comprese. Riflettendo sulla frase delle guide tutto è uno, Angelo capì, anche se ancora non comprese, il significato della frase del Cristo, Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti. Amare gli altri come se stessi, se si è ben compresa la visione della realtà che danno i maestri, non diventa un comandamento utopico che si ricorda solo quando si sente ripetere una volta al mese o all'anno nelle chiese, ma è qualcosa di estremamente logico. È proprio la conseguenza logica della realtà che i maestri illustrano e cercano di farvi comprendere. È quindi qualcosa che si fa nella piena convinzione, perché si comprendono le ragioni che la fanno essere, si comprendono le ragioni per cui si devono amare gli altri come se stessi, ragioni veramente logiche e non ragioni morali. La morale scappa fuori da una logica incalzante, che non fa una piega, non lascia una sola ombra di dubbio. Può darsi, è vero, che l'insegnamento filosofico non sia adatto a tutti, ma in ogni caso esso è detto in modo che, con un po' di sforzo, può essere compreso. E si deve ricordare, il filosofo ricordi, che lo scopo dell'insegnamento filosofico è quello di giustificare logicamente, comprensivamente, la morale. E il moralista ricordi che l'insegnamento filosofico è una parte ampliativa, diciamo, dell'insegnamento morale. È proprio il seguire la morale senza domandarsi altra ragione, come fanno quanti seguono la morale perché ne sono veramente e intimamente convinti, e fare della filosofia la più logica e la più giusta che vi sia. Non vi è quindi divisione fra filosofia e morale, perché entrambe fanno parte di un unico costrutto. E questo punto dimostrano i maestri, che l'una è la spiegazione della realtà, l'altra è la condotta, il comportamento, il modo di porsi di fronte a questa realtà.